Buongiorno a tutti quanti. Prima di iniziare il culto di oggi, voi avete i vostri appunti, vi prego, vedete che sono bianchi dietro, di girarli e di metterci il vostro nome. Metteteci il vostro nome. Poi ci servirà alla fine della pubblicazione. Del nome, no, non serve per nome, basta il vostro nome. Allora, dovete sapere che uno dei momenti più delicati nella nostra famiglia, prima di partire del viaggio, è il rito del fare le valigie. Quando stai andando in un posto per lungo tempo, o anche per medio tempo, ma comunque stai andando con, è importante portare con te le cose che siano utili durante il viaggio, forse quelle che non troverai in un luogo dove sei diretto, o forse quelle che sarebbe troppo costoso portare o comprare lì sul luogo. Io penso che Alba e Luca abbiano portato una bella valigia andando in Etiopia, piena di cose che non avrebbero trovato laggiù e che gli sarebbero state utili, vero? Dopo qualche anno di matrimonio, io e mia moglie siamo giunti a quello che si chiama patto di non belligeranza, nel senso non facciamoci la guerra facendo le valigie. Per cui in famiglia nostra vige la regola, ognuno fa la propria valigia. Fa la propria valigia. Perché sapete, ognuno ha il suo metodo differente per fare le valigie, sul metodo di come fare, soprattutto di cosa mettere per primo all'interno della valigia, le cose più importanti. Per me, quando vado in un posto, le cose importanti sono il prendere fotografie. Per cui, nella mia valigia, le prime cose che finiscono dentro sono sempre la mia macchina fotografica. Per cui, la prima cosa che metto dentro la mia valigia è la macchina fotografica. Poi quando vado in giro normalmente metto la musica. Ora, siccome io sono un po' datato e soprattutto ho cominciato a fare la valigia tanti anni fa, quando iniziavo a fare un viaggio con mia moglie 25 anni fa, mettevo la musica. La musica all'epoca era fatta di questo. Questo è un po', eh? E poi ci mettevo anche la musica. Quello che voi avete nei vostri mobile phone attualmente erano queste cose qua, le cassette, e le mettevo dentro la mia valigia. Cercavo ovviamente con il mio Walkman, nel mio c'è anche la cuffia, perché altrimenti non avrei sentito nulla, e qua già abbiamo problemi. Ora, a questo punto la mia valigia era abbastanza piena, però sapete, a me piace durante la vacanza leggere qualche cosa, per cui mi porto un buon libro, che in questo caso è Alice nel Paese delle Meraviglie, è uno scrittore da me amato molto. Ok, questa è la mia valigia. Alla fine non mi ritrovavo che non avevo spazio per tante, tante cose, cose importanti, magari che potevano essere i miei vestiti, i pantaloni, le mutande. Non c'era più posto per le cose importanti e magari non c'era posto per me, non avevo lo spazzolino da denti. O ancora peggio, non c'era posto per la mia Bibbia. E non c'era posto. Col tempo ho capito che prima di fare la valigia dovevo decidere quali erano le cose importanti da mettere in valigia, le cose prioritarie, quelle per le quali non posso fare a meno, per le altre
se c'è spazio, bene, se non c'è spazio, ciccia, non me ne importa niente. Sapete, la mia valigia somiglia molto alla mia vita. Non so voi, ma la mia giornata è piena, assolutamente piena. E dovrei aggiungere 3 o 4 ore ogni giorno per riuscire a essere più o meno a pari con quello che faccio, così da poter fare tutto quanto. Io corro, mi affanno, fatico, mi stresso e non arrivo alla fine a fare veramente le cose che sono importanti. La mia vita è fatta di ordini da preparare al negozio, oppure di appuntamenti dal medico, di stufe o impianti idraulici, scariche, sciamponi dell'acqua da mettere a posto a casa, riunioni di scuola per i miei figli, riunioni di chiesa, liste della spesa, sono tutte quante cose che dovrei moltiplicare le mie ore. Ora, non posso moltiplicare le mie ore, così come quando vado in vacanza non posso moltiplicare il numero di valigie che la compagnia aerea mi mette a disposizione. Ora, dovrei trovare un metodo per decidere cosa mettere per primo nella valigia della mia vita. Un metodo che mi dica cosa sia realmente quello importante da mettere dentro, di mettere all'interno prima che le altre cose rubino lo spazio e alla fine mi trovi che non ho realmente quello che mi serve in vacanza, che mi serve nella mia vita, ma ho le cose che non mi servono, che magari sono utili, sono carine, sono divertenti, ma che realmente non sono fondamentali. Devo dire che negli anni io sono migliorato a fare le valigie, non le valigie della mia vita, ma la mia valigia proprio fisica. Perché? Semplicemente perché non è che l'ho imparato da fare, ma il merito è stato di una moglie paziente che piano piano mi ha spiegato come fare, come mettere, cosa fossero le cose primarie che dovevo mettere dentro la valigia e poi come trovare spazi impensati. Mia moglie è bravissima, trova degli spazi che non esistono dentro la valigia e per mettere anche tutto quanto esiste, alla fine tutto quanto ci sta. Ora, se ho trovato qualcuno che mi ha aiutato con la mia valigia delle vacanze, dovrei trovare anche qualcuno che mi aiuta con la mia valigia della vita. Che pensate? Sapete, c'è qualcuno molto più esperto di mia moglie nel fare la valigia, ma grandemente più esperto. E non sto parlando delle valigie della vacanza, ma della valigia. Leggiamo assieme Luca dal versetto Luca 9 da 57 a 62. Dice così: mentre camminavamo per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ad un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i morti, ma tu va ad annunziare il regno. Un altro ancora disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'arato e poi volta lo sguardo indietro è adatto al regno. Ora, qual è il contesto in cui succedono questi episodi? Gesù, quando dice queste cose, ha già fatto innumerevoli miracoli, ha guarito stordi, ha resuscitato morti, ha scacciato demoni, per le cose che lui fa in Etiopia, guarda caso loro gli ammetti in mente quello che ha sfamato persino 5.000 persone con 5 pani e 2 pesci. Dopo aver fatto tutto quanto questo, il Vangelo dice che sapeva che stavano venendo i suoi giorni per andare a soffrire e morire a Gerusalemme. Gesù si incammina dalla Galilea verso Gerusalemme. Ora, per andare dalla Galilea verso Gerusalemme, devono attraversare
piazzare un percorso che si chiama Samaria. Ora, Samaria, samaritani, non erano molto amici dei giudei. Gesù che cosa dice? Era sera, a un certo punto gli dice: sentite, mi servono un paio di voi che vanno davanti in una città qua vicino e mi vanno a trovare un posto dove dormire la sera. I suoi uno dei discepoli, più discepoli, vanno a chiedere se c'era un posto per chi? Per Gesù di Nazareth. Dove andate? Andiamo a Gerusalemme. Non sia mai, noi con quelli non vogliamo niente a che vedere. Vi prego, andatevene via, non c'è posto. Ora, i samaritani che odiavano i giudei dicono: no, non c'è posto. È per questo che i discepoli, con un grande amore, con quell'amore che Gesù gli aveva trasmesso, chiedono così a Gesù. Non è nei vostri appunti, ve lo dico io, Luca 9:54: Maestro, vuoi che ordiniamo che scenda un fuoco dal cielo e li bruci tutti? È un amore enorme. Gesù gli dice: no, guardate ragazzi, non mi piace il barbecue a questa sera, per cui lasciate perdere. Nel brano che abbiamo letto ci sono tre individui, ci sono tre persone che, al pari mio, non sanno cosa sia meglio mettere all'interno della valigia della loro vita per primo. Tutti e tre hanno un desiderio reale di seguire Gesù, per davvero lo vogliono seguire, ma ognuno cerca di mettere dentro la cosa che è sbagliata per prima, cerca di mettere una cosa che prende spazio. Ora vogliamo cercare di trarre insegnamento da queste tre persone. La prima, l'insegnamento che traiamo dal primo incontro è questo: devo seguire Gesù adesso. Devo seguire Gesù adesso. Qual è la risposta dell'uomo? La risposta che dà l'uomo è: io ti seguirò per sempre, in futuro. Io ti seguirò per sempre, al futuro. Il versetto è: io ti seguirò dovunque andrai. Non ti seguo. Ora, attenzione, sembra una bella affermazione, no? Questo sta affermando che veramente non vuole seguire Gesù. E noi ci aspettiamo che Gesù gli dica: bravo, ben fatto, ti stimo fratello. Invece no. Guardate la risposta di Gesù: le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo hanno le tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. No. Però che c'entra? Che c'entra con tutto questo discorso? Lo dobbiamo vedere nei versetti prima. Qui Gesù fa paragone con due animali estremi: la volpe, che è un cacciatore notturno, per cui esce la notte e si rifugia nella tana di giorno, e gli uccelli del cielo, che escono di giorno e si rifugiano nel nido la notte, per cui ha coperto tutte e quattro le 24 ore. Lui gli sta dicendo: guarda, io che fino adesso io non ho posto, persino le volpi e gli uccelli, per cui gli animali, per 24 ore hanno posto dove riposarsi, mentre io che ho fatto tutto quello che ho fatto, ho guarito i malati, ho resuscitato morti, ho sfamato le persone, questa sera io non ho posto. Ora tu mi dici che vuoi seguire me, tu sai realmente che cosa significhi seguire me? Sai realmente cosa sto promettendo? Perché quello che hanno fatto a me dovrà raccattare la nostra storia. Giovanni 15 dice così: Gesù stava parlando ai discepoli. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Sapete, come uomini siamo molto bravi a usare le parole sempre, in ogni situazione, ovunque, salvo finire, quando siamo messi alle strette, a dimenticare le nostre promesse. Vi ricordate di Pietro? Pietro a un certo punto, nell'ultima cena, quando Gesù dice:
guardate che stasera c'è qualcuno che mi tradisce, mi tradirà. Piero, ah, io non ti tradirò mai. Gesù si volge e dice, guarda Piero, mettete a sedere che ne ho. No, io ti seguirò fino alla morte. Che succede? La sera stessa, come risponde? Io non so chi sia costui, io non lo so chi è. Sapete, Gesù non vuole promesse nel futuro, ma vuole un impegno presente, vuole un impegno adesso. Sta dicendo a quell'uomo: non promettere prima di avermi messo per primo nella tua valigia, per primo nella tua valigia ci devo essere io. Vieni assieme a me ora, ascolta e sii pronto ad essere vendicato, ma mettimi per primo all'interno della vita. La seconda persona ci va a fare una seconda riflessione: devo seguire Gesù nonostante il mio passato. Devo seguire Gesù nonostante il mio passato. La risposta che dà l'uomo è, in fondo, io ti seguirò, ma prima fammi seguire di nuovo. Io ti seguirò, sì, sono disposto a seguire, ma prima fammi mettere sotto terra il mio passato. Il versetto è: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Qua Gesù sembra senza pietà, perché cosa pensiamo noi? Beh, Gesù, in fondo, questo sta chiedendo una cosa buona, una cosa legittima, sta chiedendo di andare ad onorare la memoria del padre. Sei tu che dici che bisogna onorare il padre e la madre, vero? Sta facendo una cosa buona, tu dovresti lodare piuttosto che sgridare. E invece Gesù risponde così: lascia che i morti seppelliscano i morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Attenzione, Gesù non lo sta spiegando, non lo sta spiegando, e non gli sta chiedendo di non essere sottomesso e di non essere rispettoso verso la memoria di suo padre. Gli sta dicendo: cosa metti per primo nella tua valigia? Il regno di Dio o la morte di un uomo? Metti per primo nella tua valigia qualcosa che può portare a molti un cambiamento, la vita eterna, oppure metti dentro la valigia qualcosa che non può essere più cambiato, la morte di tuo padre? Gesù gli sta dicendo: il passato è passato, non puoi modificarlo. Pensa al futuro, devi scegliere di seguirmi nonostante il passato, nonostante quello che è stato. Alcune volte il cadavere che vorremmo seppellire, che vorremmo andare a visitare prima di seppellire, è quello di qualcosa che è successo nella nostra vita precedente, magari di quando eravamo ancora non convertiti a Gesù, e per cui ci vergogniamo e per cui ci sentiamo indegni di servire. Sì, Signore, io ho creduto in te, però ho fatto quella cosa, oh, non l'avessi mai fatta. Signore, fammela seppellire prima, fa prima che la dimentichi, fa prima che rimetta le cose a posto. E cioè Gesù dice: no, non puoi modificare il passato, non puoi modificare il futuro, quello sì che puoi modificare. In questo modo noi possiamo attendere mesi, anni, non sentendoci mai pienamente degni del Signore e di essere collaboratori del Re, rendendo inefficaci tutti i doni che il Signore ci ha dato. Il Signore ci ha dato dei doni che vuole che mettiamo in atto, ma non li usiamo. Perché? Perché stiamo attendendo ancora di seppellire il nostro passato. Gesù non vuole promesse, non vuole promesse di dire: sì Signore, fammi lasciare, lasciami il tempo di mettere a posto con la mia vita passata e poi ti servo. Gesù ti dice: figlio mio, il passato è passato, non lo puoi modificare. Tu, avendo creduto in me, sei una nuova creatura. Tu sei uscito dal cimitero perché eri morto, e stai ancora a parlare di cadaveri? Ancora parli di cadaveri? Mettimi per primo all'interno della tua valigia, qualsiasi cosa sia stata la tua vita passata. Il terzo incontro ci fa fare una terza riflessione: devo seguire Gesù invece del mio passato.
prima c'eravamo quello che pensava al futuro, poi c'avevamo quello che pensava al passato e adesso abbiamo uno che pensa al presente. La risposta che l'uomo che dice è: io ti seguirò, ma prima fammi un po' riposare dal mio presente, perché il mio presente è abbastanza coinvolto e abbastanza pieno di cose. Il versetto è: ti seguirò Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Anche qui la risposta di Gesù sembra molto dura, forse la più dura di tutte quante, perché lui risponde in questa maniera: nessuno che abbia messo la mano alla rana e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Ma è forte questa, sta dando di uno che cambia, che volge le spalle indietro. Eppure ci sembra una domanda tanto lecita. Gesù, devo seguire lei? Fammi andare a dare un bacio a mia mamma, a mio papà, ad abbracciare mio fratello. Che male c'è in fondo di lasciarlo andare a salutare la sua famiglia? Anche questa volta Gesù cerca di spostare il nostro discorso sul livello più elevato, al di là di quello che vediamo, a un livello più elevato di quello che possiamo pensare. Se qualche volta è solo il ricordo del cadavere a farci desistere, a farci rallentare, altre volte è il cadavere che ancora ci portiamo appresso sulle spalle, ancora attaccati, da cui non vogliamo realmente staccarci, a impedire il nostro andamento. L'impegno per Gesù è prioritario. Gesù sta dicendo qualcosa a questo: tu oggi hai la possibilità di avere un arato con cui dissodare il terreno e seminare un frutto che durerà in eterno, e tu vuoi perdere tempo a andare a dare un bacio? No. A me serve il tuo lavoro adesso, altrimenti non sei questo sacrificio. È un sacrificio, è un sacrificio grandemente benedetto. Mi dai la prossima? Matteo 19:28 dice così: io vi dico in verità che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della gloria, anche voi mi sarete, che anche voi che mi avete seguito sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Noi giudicheremo il mondo assieme a Gesù. Immaginatevi la scena: Gesù è seduto al centro e noi siamo tutti intorno a Gesù, e davanti ci sono tutti quelli che non hanno creduto in lui, che l'hanno rinnegato, che ti hanno perseguitato. Tu giudicherai chi ti ha perseguitato. Tu sarai il giudice, se hai creduto in Gesù e se lo hai seguito, di colui che adesso ti opprime, di colui che ti rifiuta le cose giuste, di colui che cerca te per farti del male. Ti sembra un prezzo di niente? Va bene lasciare un bacio alla famiglia. Allora, ma tutto questo che ho detto per noi, come si inquadra nella nostra vita di bene? Cosa significa per noi mettere per primo Gesù nella nostra vita? Vedete, non si tratta soltanto di ridistribuire i minuti o le ore della nostra vita, dedicare qualche cosa di più qua e qualche cosa di più là, o spostare i nostri eventi sociali e della famiglia all'interno, così che tutto quanto possa essere messo in ordine e metterci, ficcarci dentro anche Gesù. La fede in Gesù non è la mia vita e Gesù, ma la vita del credente è la mia vita e Gesù. Non funziona in inglese, ma in italiano sì. È un accento che cambia. Non è la mia vita e Gesù, ma è la mia vita e Gesù. Significa che io devo cambiare i valori che regolano la mia vita, li devo cambiare radicalmente. Se metto la macchina fotografica per prima, o la mia musica, significa che per me la cosa importante è il mio piacere.
ma se metto all'interno della mia valigia per primo le mutande, dei vestiti e uno spazio meno, significa che la cosa per me importante è quella di emanare un buon profumo intorno, così che le persone siano vicine a me. Come credente uguale, se tu metti dentro la tua valigia per primo le altre cose, allora diventa piacevole, divertente, ma magari il tuo profumo per gli altri di Cristo non sarà così forte, non profumerai proprio bene, sarai accettato, ma gli altri non sentiranno il tuo profumo di Cristo. Il tuo, il mio impegno quotidiano, più volte al giorno, anzi sempre, deve essere quello di chiedermi: sto mettendo per primo Gesù nella mia vita? Il mio primo atto della giornata è una preghiera al Signore. Il primo atto della mia giornata è un inginocchiarmi e dire grazie Signore. Io lo ripeto sempre, la mia giornata si inizia andando a raccogliere la ciabatta che ho infilato sotto il letto. Perché? Mi ricordo che Dio è il mio Signore. Il mio ginocchio poggia a terra. Perché? Perché io ogni mattina mi inchino davanti al mio Signore. Sto davvero mettendo per primo, Gesù, cioè il mio primo atto della giornata è un'adorazione al Signore. E poi sto leggendo copiosamente la sua parola. Sto leggendo completamente la sua parola. Sto lasciando tempo al mio Signore per parlarmi al mio cuore. La prima cosa che mi domando davanti a una situazione è: che cosa avrebbe fatto Gesù? La domanda che non si erano fatti i discepoli quando gli hanno chiesto se potevano fare dei samaritani un bel babbetto. Non hanno chiesto: ma in questa situazione Gesù li brucerebbe o li perdonerebbe? Gesù dice: loro dovrebbero bruciare. Che anche noi. Quale testimonianza sto dando al mondo attorno a me della mia fede? Quale profumo emano per Cristo intorno? Riescono gli altri a vedere il Signore in me? Mettere Gesù per primo nel mio matrimonio, nella mia famiglia, non significa esclusivamente mettere i miei figli, crescere i miei figli nel timore di Dio e nel lavoro di Dio, ma mostrargli con il mio comportamento, con il mio comportamento, che in ogni cosa, in ogni decisione, in ogni problema, io metto Gesù per primo all'interno della mia vita. Perché ricordatevi che amare non è un sentimento, ma è un'azione. Io devo far vedere l'amore di Dio nella mia vita per poterlo esportare alla mia famiglia terrena e ai miei amici. Ma mettere Gesù per primo significa anche dire no a un bel po' di cose. Quando mi accorgo che un'attività, anche se buona, anche se lodevole, che non sto facendo del male a nessuno, mi porta a prendere troppo spazio all'interno della mia famiglia, nella mia valigia, e non riesco a metterci più tutto quanto, viene fuori, perché Gesù deve farsi piccolo in un angolo per far posto a quella attività. Se questa valigia rappresenta la mia vita, le prime cose che metto sono le più importanti. Sono le più importanti. Quindi Dio è la cosa più importante. Poi ci metto altre cose importanti nella mia valigia, man mano che vanno intorno alla cosa più importante, che è Dio. La mia famiglia nella carne è importante, sì, la metto così che sia a contatto con Dio. La mia famiglia di chiesa la metto dentro la mia valigia, sì, perché quello è il contatto con Dio. La mia salute spirituale, sì, la metto dentro così che sia a contatto con Dio. Le cose che metto dopo sono delle belle cose, ma posso farle a meno. Ora, cosa
accadrebbe se tu hai riempito la tua valigia con tante cose, che sono quelle più importanti per te? Magari la tua posizione sociale, il tuo lavoro, la tua autostima, il tuo look. Cosa succederebbe se questo, i tuoi soldi chiaramente, anche i tuoi soldi, cosa succederebbe se ti rubassero la valigia? Se la valigia della tua vita venisse rubata? Vi ricordate Giobbe? C'aveva tutto. Tutto. Ricchezza, fortuna, figli, famiglia, tutto. A un certo punto la valigia della sua vita gli viene rubata. Che cosa ti rimane? Che cosa ti rimane quando la vita ti porta via la valigia della tua vita? Sai, c'è qualcosa che nessuno ti può rubare. Anche se ti hanno rubato quella valigia, dove tu hai messo tutto. Anche se dovessero rubare tutto quanto, mi dai la slide, Matteo 19:29, ce lo dice Gesù. E chiunque avrà lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o cani, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ecco la cosa che non ti possono rubare. Ecco la cosa che anche se la tua valigia viene, la vita viene rubata, nessuno ti potrà mai rubare. La tua presenza davanti a Cristo, il tuo valore davanti a Cristo, il tuo punteggio, che diceva Janet, non veniamo definiti da un punteggio come succede a tanti nostri giovani che hanno fatto l'esame. Cristo non fa un punteggio, perché tu non vali per quello che vali, ma per quello che sei davanti a suoi occhi. La tua eredità, la vita eterna, è al sicuro, ma devi mettere Cristo per primo, devi mettere Gesù per primo, perché il versetto si conclude così: ma molti primi saranno ultimi e gli ultimi primi. In quale classifica vuoi stare? In quella dove il primo arriva ultimo o dove l'ultimo arriva primo? Sai che cosa ha messo per primo Gesù venendo nel tuo mondo? Lo sai che cosa ha messo per primo nella sua vita? Ha lasciato il padre e è sceso giù e ha fatto una valigia. Sai che cosa ha messo? Gira il foglio delle due note. Quello. Ha messo il tuo nome. Gesù è la prima cosa che ha fatto. Dei nomi dei santi che spettano a te
e grazie che c'è la promessa che tu ci dai, che nessuno di quei santi verrà perso, perché tu ci conosci. Se tu sei stato colpito, sei stata colpita, prega queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio metterti dentro la valigia della mia vita, io voglio metterti per prima, come cosa importante, come cosa fondamentale. Signore Gesù, io ti voglio seguire adesso, in questo momento. Io voglio dimenticarmi del mio passato e voglio non inseguire il mio presente, ma voglio seguire te. E Signore, io ti prometto che metterò te, perché voglio emanare il buon odore di Cristo intorno, così che le persone possano avvicinarsi a me e conoscere di te, del perché io profumo così tanto, del tuo nome e del tuo santo Spirito Santo. Signore Gesù, tutte queste cose io non le posso fare da solo, non le posso fare da solo. Dammi il tuo Spirito Santo, fa che scenda in me adesso, in ogni giorno, riempimi di Spirito affinché io possa essere tuo testimone, tua testimonia di fronte agli altri. Queste cose nel tuo santo nome prego, Signore Gesù. Amen. Amen.